Promuovere lo sport per far divertire, incontrare, confrontare i giovani e allo stesso tempo cercare di sensibilizzarli sul tema della pace, questo è l'obiettivo dell'evento in programma giovedì 7 aprile a Caltanissetta a partire dalle ore 9, un torneo di badminton per la pace che coinvolgerà gli studenti e le studentesse di due istituti della città ed in particolare geometra dell'Istituto Rapisardi da Vinci e l'alberghiero dell'Istituto Senatore di Rocco. Abbiamo deciso e programmato di fare una manifestazione rivolta proprio alla pace nel mondo, quindi è rivolta per sensibilizzare un po' l'opinione pubblica e in questo caso abbiamo organizzato un evento sul badminton, che è una disciplina, come sapete, che stiamo utilizzando tantissimo perché non teme il distanziamento. È tutto quindi nato per incontrarsi, volersi bene, divertirsi e sensibilizzare un po' l'opinione pubblica. Siamo coinvolti il Leonardo da Vinci, quindi il geometra, e assieme al il Di Rocco di Caltanissetta. Quindi l'altra collega è Patrizia Cataldo, che è la docente di scienze motorie appunto del Di Rocco di Caltanissetta. Noi abbiamo gli allievi e i juniores, sono tanti ragazzi, o perlomeno sono 20 per istituto, quindi saranno 40 ragazzi, e naturalmente vengono selezionati durante i nostri tornei che si sono svolti internamente. Il badminton prevede il singolare, maschile, femminile, il doppio misto, doppio maschile e doppio femminile. Il nostro ente, il Centro Sportivo Educativo Nazionale, è aperto a promuovere tutte le attività sportive e quindi anche questa manifestazione sportiva. Si tratta pure degli atleti, degli alunni del Rapisardi da Vinci assieme all'altra scuola dove sono docente e quindi insomma mi sono impegnata anche per questo, per la nostra attività, per la nostra scuola, ma anche soprattutto per promuovere questo sport. I docenti coinvolti sono il professore Bicchieri, la collega Patrizia Cataldo, ma è anche affiliata col nostro ente sportivo, la professoressa Sciolino, pure è docente della nostra scuola.